Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero che ogni volta vi accompagnerà sempre più nel mondo dell'occulto. Prima di cominciare volevo ricordarvi che abbiamo attivato un indirizzo di posta elettronica viraltop.segnalazioni@gmail.com che troverete in descrizione, affinché possiate inviarci le vostre segnalazioni sul paranormale in modo che vengano studiate e successivamente pubblicate. Molte volte, nel corso della storia, i fantasmi si sono resi protagonisti di storie e leggende dove talvolta si racconta che essi fossero capaci di spostare oggetti e che fossero addirittura capaci di attaccare una persona. Questi attacchi, nella maggior parte delle volte, causano dei veri e propri danni fisici e psicologici verso le vittime. Negli ultimi anni, grazie al progresso della tecnologia, si è riuscito, tramite l'ausilio di apparati audio-video, di catturare questo genere di fenomeni. Quindi mettetevi comodi, perché dopo la pausa natalizia ritorniamo per mostrarvi una serie inquietante di attacchi spettrali catturati in video. Ci teniamo come sempre a ricordarvi che non ci assumiamo alcuna responsabilità sulla veridicità delle immagini che vi mostreremo, ma lasciamo a voi il giudizio finale nel credere o meno alle stesse. Buona visione! Cominciamo con uno dei video che, per quanto possa sembrare poco plausibile, è considerato reale. Il video, registrato dalle telecamere di sicurezza di un hotel in Inghilterra, mostra una figura spettrale che si materializza davanti ad un uomo, per poi spingerlo e trascinarlo per qualche metro. L'uomo lotta con la forza e riesce a liberarsi per poi scappare. Il video fu pubblicato su YouTube nel 2013 e da allora nessuno è riuscito a verificare se si tratti di un fake o meno. E voi, cari amici, cosa ne pensate? Cecilia Carrasco, 34 anni, è una donna cilena che riferì di essere vittima di attacchi da parte di forze invisibili. Cecilia aveva la sensazione che qualcosa o qualcuno la toccasse e a poco cominciarono ad apparire dei lividi su tutto il corpo. Col passare dei giorni questa sensazione aumentava, ma ora questa energia non solo la toccava, ma le tirava anche i capelli e alle volte la spingeva violentemente. Nessuno credette alla sua storia, fino a quando, in un'occasione, mentre si accingeva a lasciare l'ufficio, la telecamera di sicurezza della reception riuscì a catturare il momento in cui Cecilia fu aggressivamente attaccata da una forza invisibile. L'evento attirò l'attenzione di diversi telegiornali del paese. Tutto si concluse quando Cecilia decise di sottoporsi ad un rituale di purificazione spirituale. Molte persone dicono che il video che stiamo per vedere sia troppo perfetto per essere reale, anche se nessuno è stato in grado di dimostrare che si tratti di un falso. Nel video si riesce a vedere un'ombra uscire dall'armadio, che poi abbatte il giovane e lo trascina per diversi metri. Quello che accadde successivamente non si sa. Ma nel caso sia reale, è sicuramente un fatto agghiacciante.
Diane Simpson e suo marito, pochi giorni dopo essersi trasferiti nella loro casa di Hanover, negli Stati Uniti, iniziarono a sentire e vedere cose strane, come oggetti che si muovevano da soli, ombre che fluttuavano da una parte all'altra ed apparizioni spettrali in ogni fotografia. Dopo aver parlato con i vicini, questi dissero loro che il precedente proprietario della casa era morto lì, dopo essere stato perseguitato dai fantasmi per molti anni. Passarono altri 7 anni e dopo tanti attacchi la situazione divenne di dominio pubblico, tanto che uno dei più prestigiosi telegiornali del paese mandò Katie Kairos ed il suo team per raccogliere testimonianze su quegli strani fenomeni. Una volta lì, Katie ed il suo cameraman furono testimoni oculari di molti eventi paranormali e dopo un po' decisero di lasciare la casa, dopo che qualcosa aveva toccato il cameraman, provocandogli delle ustioni alle mani. Il video che vedremo di seguito è stato registrato sulle scale di un edificio in Thailandia e mostra due giovani che sono stati violentemente attaccati da un'ombra nera che sembra materializzarsi dal nulla. I giovani dicono di non aver visto mai nulla, ma di sentire solamente che qualcosa li stesse spingendo. Quindi rimasero sbalorditi nel vedere il video che mostrava lo spettro al loro fianco. Questo è tutto per ora amici, vi ringrazio molto per aver visto il video, se vi è piaciuto non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione, abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.